Buongiorno e bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria per raccontarvi ancora una volta cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Come vi avevamo annunciato, abbiamo in collegamento Skype qui con noi, quindi ospite ma non presente in studio fisicamente, l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, con il quale vogliamo fare il punto della situazione sia dal punto di vista economico ma anche sociale. Buongiorno assessore, grazie di esserci collegato con noi. Grazie a voi per l'ospitalità e un buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando. Assessore, dal suo punto di vista, vedo che lei giustamente rispetta quelli che sono i provvedimenti che sono stati varati, se ne sta in casa, immagino che sia casa sua, il suo studio. Cosa possiamo dire a tutti quei cittadini che ci chiedono come faranno a superare dal punto di vista soprattutto economico questo momento di grande difficoltà? Cosa possiamo dire per rasserenarli almeno un po' rispetto a quelle che sono le prospettive? Ma intanto che noi abbiamo ben presente quali siano le difficoltà che oggi stanno attraversando artigiani, imprenditori, commercianti, liberi professionisti, avvocati, perché poi c'è tutta una serie di attività che come dire, sfuggono un po' dai radar, perché quelle di primo impatto sono state per esempio gli albergatori, il settore del turismo, che è quello che ha sofferto da subito. Però c'è tutta una serie di attività che, come dicevo prima, sfuggono ai radar ma sono altrettanto importanti. Ecco, noi abbiamo ben presente quale sia la situazione e la stiamo monitorando continuamente, e c'è una interlocuzione quotidiana attraverso il tavolo di crisi con il governo, dove noi chiediamo, dopo aver sentito il territorio, le categorie economiche, le parti sociali, chiediamo interventi al governo. E insomma, noi abbiamo già, come regione, abbiamo già messo in piedi una serie di iniziative che serviranno a sostenere l'economia nel momento in cui bisognerà riaprire le attività, e con il governo. Allora, quello che abbiamo visto approvato negli ultimi giorni è un inizio, ma non va oltre, nel senso che serviranno provvedimenti molto più muscolari, molto più robusti per rimettere in moto l'economia. D'altronde il tema vero qui è il tempo, la durata, cioè se il tutto si riduce a un mese di blocco e poi, come dire, si riprende nella normalità, cosa impossibile, è un conto. Se invece si va oltre e lo strascico di questo pesantissimo rimane poi per i mesi successivi, è del tutto evidente che servirà una sorta di piano Marshall economico, finanziario e fiscale per sostenere le nostre aziende. Certo, assessore, io le faccio anche una domanda un po' personale, approfitto della sua presenza e della sua disponibilità. Come sta vivendo lei questi giorni di quarantena, di isolamento, abituato com'era, insomma, a lavorare per quasi tutta la giornata, perché conosciamo i suoi ritmi di lavoro? Come sta vivendo queste giornate? Forse bonito, perso con la rete. Noi la vediamo ancora, la sentiamo. La sentiamo assessore, vediamo e sentiamo, rientriamo in studio finché si sistema il problema dell'audio, perché noi continuiamo a vedere e a sentire l'assessore, crediamo che abbia un piccolo problema in un'impostazione sua. Rientriamo da noi e continuiamo a parlare, intanto teniamo d'occhio l'assessore, so che dalla regia riescono a sentire l'audio, quindi nel momento in cui si ripristinerà tutto quanto torneremo, siamo usciti dalla chiamata, adesso ci richiama, vedete, sono i piccoli problemi di una normale diretta quando si ha a che fare con la tecnologia. Vi ricordiamo anche che tutto quello che viaggia in questi giorni, a parte le merci che viaggiano su camion e le persone che devono lavorare che viaggiano su gomma, tutto il resto viaggia sulla rete dati via internet, e quindi capita spesso, anche perché tantissimi guardano
le TV utilizzando le app o guardano magari la diretta in streaming di Rete Veneta su, sul proprio dispositivo tramite il computer o tramite Facebook, e quindi c'è una richiesta di dati pesantissima, soprattutto in alcune fasce che sono quelle pomeridiane o di sera. Tantissime persone fanno videochiamate di gruppo per stare un po' assieme, stare in compagnia, quindi è facile che la rete si sovraccarichi in questi giorni. Capita anche a noi che eravamo in collegamento Skype con l'assessore Marcato, adesso aspettiamo di vedere se ci richiama. Finché l'assessore cerca di ricontattarci, vi facciamo rivedere l'IBAN della Regione Veneto, lo lasciamo fuori per qualche istante così potete segnarvi il numero, segnare l'IBAN, il conto corrente. Nel frattempo noi cerchiamo di ripristinare il collegamento con l'assessore Marcato, al quale lanciamo un contatto anche telefonico. Nel frattempo voi vedete, vedete l'IBAN della, che ha attivato la regione con il conto corrente, sostegno emergenza coronavirus nella causale e intestato a Regione del Veneto. Naturalmente questo ci dà la possibilità di donare tutti qualcosa. Rientriamo in studio perché siamo ricollegati con l'assessore regionale Roberto Marcato, al quale avevamo chiesto prima di perdere la linea, dicevamo assessore che in queste ore la richiesta di dati è pesantissima, le persone hanno bisogno di da una parte di informarsi, dall'altra di stare assieme, quindi come noi ci sentiamo via Skype, tantissimi fanno videochiamate in WhatsApp, Telegram, qualunque sistema va bene, e va bene perché pur che non escano di casa va benissimo. Avevo chiesto prima di perdere la linea a lei come sta trascorrendo queste ore a casa sua, cosa fa? Ma come sto trascorrendo? Malissimo, nel senso che io sono abituato a stare in mezzo alla gente, sono abituato al contatto fisico, sono abituato a stare in strada con migliaia di chilometri, riunioni, insomma, io sono abituato a questo tipo di vita. Stare in casa per me è veramente una situazione che potete immaginare, ma come dire, è la cosa giusta da fare, è il sacrificio giusto da fare, perché bisogna interrompere la capacità di questo virus maledetto di diffondersi. Quindi è l'unica cosa da fare. Io faccio quello che facevo prima, lo faccio attraverso il telefono, attraverso Skype, come sto facendo adesso con voi. Faccio le videoconferenze con il governo, con le altre regioni, con i colleghi assessori. Il telefono inizia a squillare alle 6 di mattina e finisce alle 11 di sera. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'impegno, anzi, è più stressante, perché poi tutti questi strumenti tecnologici sono bellissimi, ma come prima si interrompono, salta la linea, non si capisce, però è un sacrificio che dobbiamo fare tutti insieme, farlo con grande senso di responsabilità per uscirne tutti insieme quanto prima. Guardi, le racconto questo. Ieri mi ha mandato un videomessaggio una mia piccola amica Vittoria, e dove mi faceva vedere che mangiava una coscia di pollo. Guarda il fatto che il pollo sembrava una coscia di brontosauro più che di un pollo, e mi mandava che voleva farmi vedere che stava mangiando. Ecco, approfitto per salutare Vittoria, ma salutare anche tutti quei bambini che oggi sono a casa e che devo dire che anche loro, perché gli adulti hanno consapevolezza di quello che sta succedendo, e quindi, come dire, non sicuramente con gioia, ma te ne fai una ragione. I bambini che non capiscono ovviamente cosa sta succedendo, però devo dire che insomma abbiamo anche dei bambini veneti che sono straordinari, quindi a tutti loro voglio mandare un grande abbraccio. Ma intanto grazie per questo piccolo aneddoto che è stato davvero simpatico. Anche noi riceviamo, siamo certi che lei ogni tanto ci segue, riceviamo foto, video, immagini, racconti dai nostri telespettatori che tutto il giorno ci mandano qualcosa per farci vedere come trascorrono le loro giornate. Però nella loro quotidianità traspare sempre quest'ansia comprensibile del domani, perché tutti dicono cosa mi succederà, quando finirà tutto questo. Senza voler fornire un'indicazione che naturalmente non possiamo chiedere, ma secondo lei quanto ci vorrà per superare questa fase critica? Ma guardi, noi dovremmo avere domani, dopodomani, lunedì, dovremmo avere qualche dato per capire quali sono le conseguenze di questo blocco. Sto parlando da un punto di vista socio-sanitario. Certo.
Avremo dei dati e quindi su quei dati poi si potranno elaborare dei modelli di analisi. Quindi, ma secondo me la settimana prossima potremo essere un po' più precisi. Il tema è capire, in Cina sono riusciti a bloccarlo tutto sommato in un tempo abbastanza breve, perché lì sì, non è che ci siano molte mediazioni. Il governo decide tutti a casa, blocca tutto, chiude tutto, se vai in giro ti prendono, ti portano via. Non ci sono mezzi termini. Ecco, noi abbiamo un concetto della libertà un po' diverso e quindi prima di togliere tutte le libertà è del tutto evidente che le istituzioni ci pensano 10 volte come è giusto che sia. Certo. Ma il tema è sì, il quando non lo può sapere nessuno, ma è il come noi ne usciremo. Ecco, su questo io credo che il Veneto sta dimostrando sia come comunità, che come istituzioni sta dimostrando una robustezza che anch'io non pensavo fosse così. Cioè dal consigliere comunale fino al presidente Zaia, cioè tutti hanno ben presente quale sia il tasso di responsabilità a cui siamo chiamati. E i sindaci, tutti quanti che insomma, si danno da fare, sono presenti e organizzano i pasti a casa per gli anziani. Cioè c'è tutta questa rete capillare in tutto il territorio che è davvero straordinaria. E a parte qualche sciocco che si mette a fare inutili polemiche, devo dire che anche da questo punto di vista anche la classe dirigente politica sta dimostrando una buona maturità e fa ben sperare, insomma. Quindi Certo. con questo esercito e con queste munizioni io sono convinto che con difficoltà, assolutamente, perché non sono Pollyanna che vede il mondo tutto rosa, però noi riprenderemo ad avere, ci riprenderemo la nostra vita, ci riprenderemo le nostre abitudini cambiate sicuramente, ci riprenderemo la nostra economia, i nostri servizi e la nostra libertà. Anche perché mi ricollego a quello che lei ha appena detto. Ricordiamo che in questo particolare periodo non fosse sopravvenuto l'emergenza coronavirus, saremmo alle prime avvisaglie di una campagna elettorale probabilmente per le regionali, per anche le comunali, quindi il clima politico sarebbe molto diverso. È da confermare quanto ha detto l'assessore, che le forze politiche, gli esponenti della politica veneta stanno dimostrando quasi tutti grande maturità, non si vedono polemiche speciose, a parte qualcosa, ma quelle insomma si trovano sempre sulla mascherina, c'è sempre qualcuno che deve buttare un po' di pepe, che in questo momento non serve naturalmente a nessuno, magari ne riparleremo a cose finite, faremo i conti su quello che è stato. Allora, prima di lasciare l'assessore ai suoi lavori, che sappiamo essere molti in questo periodo, gli chiediamo, se lei dovesse fare un annuncio, una richiesta ai Veneti, in poche parole, cosa direbbe lei? Approfittiamo della sua presenza per usare Rete Veneta come canale di trasmissione ufficiale. L'assessore Marcato, Beh, cosa chiede ai Veneti in questo momento? la cosa più banale, ma che è anche quella più utile, stiamo a casa. È un sacrificio enorme, ma stiamo a casa. Stare a casa significa ridurre i tempi di uscita da questa emergenza. Significa esattamente questo. Stare a casa significa non riempire quei letti di ospedale per la terapia intensiva. Stare a casa significa che noi possiamo, magari un giorno prima, anziché un giorno dopo, ritornare alla normalità. Questo bisogna fare. Altro consiglio, lasciate perdere per cortesia tutte le stupidaggini, video, foto, informazioni che vi arrivano da canali non istituzionali. Ci sono i canali istituzionali regionali, quelli del governo, ci sono le televisioni come la vostra che fanno informazione e che non dicono stupidaggini. Ecco, ascoltate Rete Veneta, ascoltate il presidente Zaia, ascoltate le regole del governo, leggete i giornali e andate nei canali istituzionali. Lasciate perdere tutti i vocali che vi arrivano, pieni di sciocchezze col medico di turno che ha scoperto tutto e che nell'ospedale lui ha visto cose straordinarie, ma non si presenta. Tutte stupidaggini.
Questo è quello che mi sento di dire. Anche perché ricordiamo due cose. Da un lato che i social in questo periodo sono molto maturati, sono sicuro che anche l'assessore Marcato ce lo confermerà. C'era stato all'inizio veramente una debacle, usciva di tutto dai social. Invece adesso, soprattutto Facebook, sembra essere molto maturato. Passano naturalmente alcune informazioni fuorvianti, sbagliate, ma quelle passano sempre. Però anche in questo caso i Veneti hanno dimostrato di saper crescere nelle difficoltà invece di fermarsi dove erano, e tramite i social, a parte qualche canale, passano molte informazioni positive. E poi volevo solo ricordare che appena qualche giorno fa l'assessore aveva fatto un bel video, perché lui con i social è uno dei più forti che abbiamo in Veneto, in cui raccomandava uno per famiglia a fare la spesa. Questa raccomandazione è diventata legge in pratica con l'ordinanza firmata oggi da Presidente Zaia, è vero? Beh, sì, ed era ora. Intanto domenica saranno chiusi anche tutti i negozi, e com'era giusto, perché avevamo famiglie intere che, ripeto, capisco, non è che sto parlando di i criminali, che approfittavano per andare a fare la spesa e farsi anche il giretto. Cioè, è normale, quando sei carcerato in casa, anche il fatto di poter andare a fare 100 metri con tutta la famiglia o con qualche amico fa piacere. Però era diventata una situazione insostenibile, sia per la possibilità di contagio delle persone e sia per la salute di chi là ci lavora. Cioè, attenzione, noi abbiamo centinaia di commesse, di commessi che fanno un lavoro, perché tutti parliamo dei medici e infermieri, e ci mancherebbe, ma c'è tutta questa gente che è costretta oggi a lavorare e fa un servizio di prima linea e a contatto continuo con le persone, che non sempre hanno anche la sensibilità per capire come comportarsi, e queste si ritrovano con l'anziano che parla su una reggia, con la famiglia con 4-5 persone che tocca dappertutto, e sono là in prima linea. Anche a questi va fatto un applauso grande come una casa. A noi ci uniamo in questo applauso. E l'ultima cosa, prima di lasciarlo andare, io approfitto per avere un assessore regionale che fosse, come se fosse seduto qui nel nostro studio, disponibile a fare una bella chiacchierata sull'emergenza coronavirus in Veneto. Allora, noi siamo stati vittime pochi minuti fa di una piccola debacle della rete dati, che non ci ha permesso di continuare questa telefonata, videochiamata di Skype. La domanda è questa: quando sarà finito tutto ciò, il Veneto avrà bisogno anche di un potenziamento delle infrastrutture digitali, chiamiamole, cioè noi stiamo facendo girare merci in modo egregio perché non manca niente a nessuno. Quando sarà finito tutto questo, avremo bisogno di far circolare ancora di più dati e informazioni sulle nostre reti? Lei mi ha rovinato la giornata e per questo la ringrazierò a vita. No, perché questo, adesso, battute a parte, questo è un tema che è uno scandalo assoluto. Allora, noi 3 anni fa chiudiamo un accordo con il governo Renzi per la banda ultralarga in Veneto. Questo accordo vede il Veneto destinatario di 320 milioni di euro per portare la banda ultralarga, cioè il top che c'è, in tutte le aree cosiddette bianche, cioè dove non c'è interesse per le aziende che fanno infrastrutturazione di questa natura, non c'è interesse perché o ci sono poche case o ci sono poche fabbriche, insomma non c'è interesse. Chiudiamo, 82 milioni li mettiamo noi, insomma più di 400 milioni. Con questi 400 milioni noi siamo in grado di coprire tutto il Veneto e portare la banda ultralarga in tutto il Veneto. Ci dicono dal Ministero, però bisogna fare in fretta, d'altronde banda ultralarga è velocità, bisogna fare in fretta, e dovete chiudere le convenzioni con i comuni in modo tale che i comuni ci lasciano passare nelle loro infrastrutture con questa tra l'altro una tecnologia all'avanguardia, cioè questo strumento che spara la fibra dentro le canalette esistenti e la portiamo dappertutto. Non devo rompere nessuna strada, nessuna, quello zero, quindi impatto zero, solo cose positive. Bene, dopo 3 anni e mezzo io non ho un'utenza allacciata. E la cosa straordinaria è che dopo aver scritto non so quante lettere al Ministero, inascoltato, abbiamo come giunta addirittura diffidato il governo alcuni mesi fa, abbiamo diffidato il governo per dire: cioè, governo, dacci una risposta. Ebbene, qualche mese fa
I sindaci del Trevigiano fanno un incontro, organizzano un incontro dove chiamano il Ministero e l'azienda che fa questo tipo di investimento. Io sono presente, siccome continuavano a parlare dei massimi sistemi, a un certo punto io li ho incalzati e ho detto ditemi per quale motivo non si parte con questa roba, non abbiamo le utenze allacciate. La risposta è stata non abbiamo le maestranze. Cioè questi hanno prima vinto l'appalto e dopo hanno scoperto di non avere le maestranze. Cioè questa è l'Italia. Allora, passata l'emergenza coronavirus, noi ci troveremo finalmente a dover cambiare le modalità di questo paese. Perché non solo non facciamo le cose perché non abbiamo i soldi, ma anche quando abbiamo i soldi e ci sono cose che vanno fatte, non le facciamo. Ci sono 83 miliardi di opere pubbliche già pagate e finanziate ferme. Allora, il coronavirus almeno avrà questo merito di cambiare la testa di chi dovrà decidere, altrimenti cambieremo le teste, cioè via tutti e arriverà una nuova generazione di politici che avrà un atteggiamento diverso nei confronti dei problemi del mondo. Punto. Punto. Noi eravamo partiti su temi positivi e siamo finiti. Mi dispiace di aver rovinato il pomeriggio. No, stavo scherzando, è una battuta che ci permettiamo. È giusto che la gente sappia. Sappia queste cose, la sappia, perché è giusto che si è assolutamente giusto, anche perché prima o poi questa emergenza coronavirus, speriamo prima, finirà e noi tutti ci ritroveremo, io lo dico sempre, non a ricominciare perché il Veneto non si ferma mai, ci ritroveremo a riaccelerare su una strada che non dovrà in alcun modo avere macigni o buche o qualcosa che rallenti la corsa di questa regione verso il futuro. Ringraziamo l'assessore regionale Roberto Marcato, è stato gentilissimo, buon lavoro perché grazie, sappiamo che neanche l'assessore si ferma mai. Torniamo in studio da noi, ci saluta. Torniamo in studio da noi e continuiamo a vedere quelle che sono le domande che voi ci mandate. Vediamo qualcosa perché arriva continuamente materiale. Qui la nostra scrivania di questo studio è coperta assolutamente di domande, di istanze, come la scrivania digitale, che è il nostro computer, è assolutamente coperta. Adesso nel quarto d'ora che siamo stati con l'assessore Marcato sono arrivate decine di messaggi, tanto che ci sarà impossibile leggerli tutti. Vediamo per esempio una signora che lavora in un supermercato come cassiera, ringrazia di cuore il dottor Marcato per aver ricordato che anche loro sono in prima linea. Quindi il tipo di televisione che facciamo noi, soprattutto in questi giorni, è questo. Mettiamo il territorio, le persone, il popolo, i telespettatori a confronto con noi che facciamo informazione e con le autorità. Lo facciamo in modo davvero, davvero immediato e questo ci fa piacere, essere utili e fare anche un servizio pubblico. Come ha ricordato l'assessore Marcato, è importante che si utilizzino solo i canali di informazione ufficiali per capire cosa sta succedendo. Noi raccogliamo le nostre informazioni direttamente dalla regione, avete visto la 40 minuti di conferenza stampa di Zaia, da quelli che sono i lanci di agenzia, non ci lasciamo andare ad allarmismi, non raccogliamo materiale a caso sul web e cerchiamo di essere sempre più puntuali possibile. C'è chi chiede all'esercito per individuare i trasgressori, sarebbe un peccato dover arrivare a tutto ciò. Ci chiede qualcuno perché se sono stati chiusi tutti i negozi che non trattano articoli essenziali e l'online, l'e-commerce è ancora funzionante. Perché in questo caso l'e-commerce è ritenuto fornitore di beni essenziali e anche qui ci sarà da capire se e quanto potranno continuare a circolare le merci di questo genere, visto che rientrano comunque nel novero delle merci ritenute essenziali. C'è chi ringrazia Ennio Doris, che ricordiamo autore di una forte donazione, è stata detta oggi dal Presidente Zaia, poi vedremo nello specifico nei servizi dei TG di questo pomeriggio, questa sera, quali sono state queste donazioni. C'è chi vuole un numero verde perché è meglio del Liban per donare. Lo ripetiamo, con l'home banking si risolve praticamente tutto. Sappiamo che non è
facile e molti si sentono esposti ai rischi del mondo digitale avendo la gestione del proprio conto bancario da casa, però l'home banking è un'ottima situazione, permette di donare anche ai numeri IBAN e conti correnti che vi abbiamo fatto vedere prima e fare solidarietà senza muoversi un metro da casa. Vediamo se l'appello che noi stiamo lanciando anche alle istituzioni di creare un numero al quale donare tramite i telefoni, piccole donazioni, i soliti 2 euro al 40, ci ricordiamo tutte le cifre, i numeri che circolavano a ogni emergenza, potrà essere fatto anche in questo caso. Allora, adesso abbiamo anche fotografie che ci arrivano, ma non riusciamo a vederle in questo momento. E torniamo al nostro telegiornale, ma rivediamo in questo caso, andiamo a vedere un servizio, perché già questa mattina ne parlavamo. E del fatto che le aree verdi e i parchi avrebbero dovuto essere chiusi, ci ha superato immediatamente la regione facendo un'ordinanza che vieta l'apertura di qualsiasi area verde, parco, argine, qualsiasi posto in cui si possa fare sport e assembramento. E andiamo a rivedere, che è molto molto attuale, il servizio preparato dalla nostra redazione di Padova sulla chiusura degli argini, che aveva portato addirittura alcune persone a tagliare i sigilli all'entrata degli argini del capoluogo provinciale di Padova, perché sono da sempre un posto in cui i padovani amano fare sport, camminate, corse, passeggiate con i cani, i runner vanno a correre. Adesso tutto questo non si può più fare. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani. Prima la salute, è a questo che tutti dobbiamo pensare. È una scelta a tutela di tutti i cittadini, runners compresi. Non usa giri di parole il sindaco di Padova, Sergio Giordani, annunciando l'ordinanza di chiusura di 12 argini cittadini, in cui, fino al venir meno dello stato di emergenza epidemiologica, sarà vietato il transito di persone a piedi o in bici. 12 quelli interessati, tra cui Lungargine Scaricatore, Lungargine Terra Negra, la passeggiata Cammino dei Giusti nel Mondo, Lungargine l'argine del Piovego, l'argine sinistra Brentella. A tutti i sindaci della provincia l'invito era arrivato già martedì scorso dal prefetto. Qualcuno aveva provveduto lo scorso fine settimana, molte le ordinanze che si stanno susseguendo in queste ore. Non potevamo tollerare il bis di sabato e domenica scorsa, con centinaia di persone di corsa lungo i nostri argini. Gli assembramenti sono pericolosi e non ci possiamo permettere nuovi focolai, continua Giordani. È un momento difficile, giorni cruciali per arginare il contagio anche a Padova, che è la provincia più colpita del Veneto. Non voglio lasciare nulla di intentato, conclude. Non tutti i cittadini sembrano però disposti a raccogliere questo appello. Guardate le immagini girate in mattinata, sigilli strappati da persone incivili. Se saranno beccate dagli agenti della polizia locale o dai volontari della protezione civile, chiamati a far rispettare questo divieto, incorreranno in una sanzione amministrativa di 50 euro. Niente in confronto alla vita preziosa di ognuno di noi, che i primi cittadini stanno cercando con queste nuove ordinanze di tutelare al meglio. Restiamo sempre sul tema delle ordinanze restrittive. Leggiamo un lancio di agenzia, ve lo leggo qui dal nostro computer, che ci è appena arrivato e che dice che ad Asiago non si potrà più uscire di casa dopo le ore 20 per le strade interpoderali, una misura più rigorosa di quelle previste dal DPCM e dalle disposizioni del Presidente del Veneto, Luca Zai, decretata dal sindaco della località turistica vicentina, che insomma loro l'ANSA definisce località turistica vicentina, ma insomma è una località punto vicentina, con tanto di ordinanza. Sarà sanzionata in via penale e amministrativa, recita l'ordinanza, dalle 20 del 21 marzo, quindi da domani sera e fino a diversa disposizione, è vietato l'accesso sia veicolare che pedonale lungo le strade interpoderali. Poderali, silvo, pastorali di tutto il territorio comunale. Quindi non si potrà più fare le passeggiate sui prati, le varie frazioni di Asiago. Tra gli altri divieti anche l'accesso ai giardini pubblici e alle aree gioco presenti sul territorio comunale, ma questo l'abbiamo detto, l'ha già deciso la Regione. L'ingresso e la permanenza all'interno dei cimiteri sono consentiti solo per indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali, quindi anche quelle che sono le cerimonie funebri sono praticamente sospese, se non i pochissimi cari
che possono avvicinare il feretro nell'ultimo viaggio. L'uscita con animali domestici è soltanto nelle vicinanze della propria abitazione, ma questo l'abbiamo già detto, per il tempo strettamente necessario. Ed è vietata qualsiasi pratica sportiva, attività motorie svolte all'aperto in luoghi pubblici, con divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici, salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione. Quindi abbiamo sentito Asiago, il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, fa un passo avanti rispetto a quelle che sono le scelte della prima del governo e poi dell'amministrazione regionale, anche delle altre regioni, e vieta le passeggiate, le camminate. Anche i nostri telespettatori ci chiedono: ma come, siamo in montagna, non incontro nessuno, non vedo nessuno? Evidentemente, se siamo arrivati a questo punto, vuol dire che questa scelta doveva essere fatta. Non si fanno più le passeggiate, non si va neanche sui sentieri. Il motivo di questa scelta è probabilmente da ricercare nel fatto che in periodo di grande emergenza e di crisi, di stress per quella che è la sanità regionale, anche un semplice amante dell'aria aperta, anche il più allenato e bravo degli sportivi, va su un sentiero, cade, si fa male e deve essere recuperato, imbarellato, portato a valle, portato nell'ospedale più vicino. E naturalmente sappiamo tutti a cosa sono sottoposti gli ospedali del Veneto in queste ore, tanto che il soccorso alpino del Veneto, lo ricordiamo ormai alcuni giorni fa, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto aveva raccomandato la sospensione di ogni attività sportiva in montagna, perché se qualcuno si fa male vuol dire che deve partire un equipaggio a piedi, con l'elicottero, con le ambulanze. Sono coinvolte davvero molte persone, a volte sono coinvolte decine di persone in un'operazione di soccorso anche semplice. Tutte queste persone sono esposte a un rischio, sono esposte a rischio anche le strutture sanitarie, che vengono sottoposte a un ulteriore stress. Quindi a tutti quelli che ci chiedono: ma io vorrei andare a camminare, fare una passeggiata, andare sul sentiero, vado in quella montagna che non c'è nessuno. No, basta, fine. Per qualche giorno ascoltate quello che dicono le autorità, le associazioni, i gruppi, l'ha detto anche l'assessore Marcato poco fa. State in casa, l'assessore, abbiamo fatto una diretta in Skype invece di averlo qui ospite, l'abbiamo fatta da casa sua, ci ha detto: posso trovare un quarto d'ora fra le mille telefonate di una giornata, e fra le cose più importanti che ha detto è stato l'appello ancora una volta a stare in casa, a non uscire. Vediamo adesso cosa ha detto il sindaco di Asiago, che si resta a casa, non si esce più. Andiamo a vedere, noi abbiamo continuamente materiale che arriva qui da noi, vediamo, abbiamo anche dei video, ma adesso vediamo delle foto, per esempio, devo anche ruotarla perché a volte capita che le foto arrivino non perfettamente allineate con lo schermo. Un attimo, e ci siamo, vi facciamo vedere anche questa. Questa è la foto che ci ha inviato una bambina, si chiama Sara Maria Siviero, ha 8 anni, e ecco l'arco dell'Alleanza, è un disegno col pastello, fatto che insomma si vede che c'è una forte ispirazione anche religiosa di questa bambina. Dio risponde a chi lo chiama e lo cerca con cuore sincero. Con l'aiuto di Dio andrà tutto bene. Per favore, dite tutti una preghiera, perché le preghiere ci aiutano. Quindi per chi vorrà dire una preghiera assieme a noi di Rete Veneta, vi ricordiamo che oggi alle 18 andrà in onda solo su questa rete la messa in diretta dalla Basilica del Santo a Padova, una delle chiese più importanti della cristianità, un punto di riferimento per fedeli e pellegrini di tutto il mondo che in questo periodo non possono visitarla. Naturalmente i collegamenti internazionali sono quasi tutti fermi, si viaggia solo per esigenze inderogabili, le chiese sono chiuse al culto, e il santo, Sant'Antonio da Padova, chiesa visitata da migliaia, milioni di pellegrini e fedeli, si può visitare almeno
con lo schermo della TV, con la messa che andrà in onda da Rete Veneta alle 18 ogni giorno. Prima della messa, e questo insomma vale per tutti quelli che magari hanno bisogno di rimanere un po' in forma, di fare un po' di moto per non uscire veramente malmessi dal punto di vista della bilancia di questa, da questa esperienza di quarantena e isolamento, dalle 17 alle 18 ci sarà su questa rete invece prima il Tai Chi, poi la zumba e infine la ginnastica dolce con i nostri maestri. Andiamo avanti a vedere alcuni dei vostri altri messaggi, perché ci arrivano sia WhatsApp, sia foto, sia anche SMS vecchio stile, ai quali naturalmente non possiamo rispondere via SMS perché l'applicazione che ci permette di raccogliere questi messaggi non ci permette di rispondere, come, e lo ribadiamo, non ci permette di rispondere alle telefonate, che pure arrivano copiose, lo vediamo da ci dico ti ho chiamato, la videochiamata, non possiamo rispondere, sono numeri creati esclusivamente per ricevere dati ed SMS. Io penso che solo quando verranno applicate multe salate a chi non rispetta quello che ci viene consigliato di fare si vedrà qualche risultato. Ma bisogna dire a questo telespettatore che siamo già oltre le multe salate, perché tutti quelli che vengono fermati e non stanno facendo quello che dovrebbero fare rischiano di cadere nel penale, quindi c'è una denuncia e poi ci sarà da fare i conti con tutto ciò. Dalla redazione mi facevano sapere prima che avevamo anche dei servizi in arrivo, freschi, fatti dalle nostre redazioni. Chiedo alla regia se è arrivato qualche servizio e allora aspettiamo anche l'arrivo dei nuovi servizi. Andiamo avanti a leggere naturalmente il mio comune ha comprato tutto per disinfettare le strade e ora sospendono per inquinamento, potete informarvi. Ci risulta molto strano che si debba fermare tutto per inquinamento, ci informeremo anche su questo. Giravano alcune voci sul fatto che fossero state, come si può dire, non apprezzate le scelte di questo periodo da chi sta facendo sanificazione delle strade, ma non ci risulta al momento nessuno stop. Vi sapremo dire anche di questo. Adesso abbiamo parlato poco fa del fatto che Doris, conosciamo Ennio Doris, avesse fatto un'importante donazione, ne aveva parlato Zaia, il presidente della regione, durante la sua conferenza stampa di questa mattina, aveva voluto rendere ufficiale questa scelta e andiamo a vedere proprio quali sono state le sue parole. Voglio ringraziare oggi una persona in particolare, ci siamo sentiti, pensate, ieri mattina in maniera molto veloce e lui ama il Veneto, questa persona e la sua famiglia, sono molto legati al Veneto, ho insistito io per poter dare comunicazione, non voleva, e mi ha chiesto di come stanno andando le cose e si tiene costantemente informato su questo, mi ha detto quali sono le necessità, gli ho detto guarda, noi abbiamo bisogno di comprare macchinari, se hai macchinari o qualche contatto è come fosse ossigeno per noi, no? Oppure risorse per comunque pagare quelli che abbiamo comprato. E questa persona è Ennio Doris e ieri ha versato 5 milioni di euro alle casse della regione per sostenere l'iniziativa sul coronavirus. Io penso che al dottor Doris debba essere riconosciuta la stima e il ringraziamento da parte di tutti i veneti per quello che ha fatto, per il grande segnale che ha fatto, che avrà un duplice effetto. Il primo, che è quello di aver donato una cifra così importante, ieri dicevamo un euro ad abitante, no? 5 milioni di euro, e che è importante per noi, pensate solo che vuol dire almeno 150 postazioni di terapia intensiva, vuol dire che un ospedale se lo fa tutto con questo versamento. Dall'altro è un grande apripista, perché io immagino che apra la stura poi a tutta una serie di imprenditori che sono assolutamente, come si può dire, stimolati a seguire questa strada, una strada importante, dopodiché non importano le cifre, però penso che la macchina veneta si sia sempre distinta nelle tragedie, questa è la più grande tragedia che abbiamo toccato, quindi un ringraziamento veramente di cuore al dottor Doris, a tutta la sua famiglia per questa scelta. E qualcuno dice sempre, ma tanto versano perché hanno i soldi.
Io ne conosco tanti che hanno i soldi e non versano mai niente. Bon. 5 milioni di euro sono comunque 5 milioni di euro. Girateli come volete, potete essere ricchi quanto volete, ma sono sempre 5 milioni di euro. E non aggiungo altro. Quindi veramente un ringraziamento al dottor Doris e ripeto alla famiglia, perché è stata una scelta di tutta la famiglia, di fare questo versamento. E vi dirò che lui si è assolutamente messo a disposizione, ci siamo sentiti un paio di volte ieri, con una umiltà e un amore nei confronti del Veneto, e mi ha detto: mi sono veneto e voglio essere a fianco ai miei concittadini e voglio fare qualcosa a favore della mia terra. E la solidarietà è trasversale, va dai grandi imprenditori, abbiamo visto prima anche, e lo rivedremo poi, quello che stanno facendo gli imprenditori bassanesi per gli ospedali del territorio tramite l'associazione Helios Onlus, c'è la regione che ha attivato un conto con un IBAN sul quale far confluire eventuali donazioni, ma la solidarietà è anche quella di ogni giorno fra cittadini. Vediamo per esempio a Venezia qual è l'iniziativa proprio attivata in queste ore. In ottemperanza ai decreti governativi, per evitare gli affollamenti nel supermercato e non mettere a rischio la salute dei volontari stessi, la direzione della Coop di Bologna aveva imposto il blocco della consegna della spesa a domicilio per gli utenti, pensioni, anziane e non autosufficienti che non riescono a muoversi di casa. Un servizio che al Lido di Venezia viene assicurato da 25 anni. Una decisione che ai volontari dell'associazione Hauser del Lido di Venezia è sembrata una doccia gelata. Non si può voltare le spalle proprio ora a chi ha bisogno, il pensiero di molti iscritti del circolo, che così hanno deciso di continuare autonomamente. Noi da 25 anni svolgiamo questo servizio con una convenzione stipulata con l'assessorato alle politiche sociali del comune e la COP 3.0 e naturalmente il circolo Hauser del Lido. E il mercoledì provvediamo alla compilazione delle spese da parte degli utenti, mentre a giovedì e al venerdì provvediamo alla consegna. E naturalmente il servizio è gratuito, però loro pagheranno il conto nel momento in cui hanno verificato che la spesa è corretta. La Coop ha bloccato il servizio, ma non aveva fatto i conti con il grande cuore di questi volontari che per tutta risposta hanno deciso di organizzarsi autonomamente, rinunciando anche a una corsia preferenziale che soprattutto in un periodo difficile come questo avrebbe agevolato il loro compito di consegna. Tutto viene passato, filtrato dai servizi sociali del comune, perché loro verificano se l'utente ha veramente bisogno di questo. Naturalmente noi abbiamo provveduto a tutte le precauzioni del caso, con i guanti, mascherine. Un ringraziamento va appunto ai volontari. Abbiamo molti volontari che sono ex dipendenti dell'ospedale al mare e professionisti, perché lavoravano come strumentisti in sala operatoria, perciò sono persone volontari ma competenti. Naturalmente i nostri eroi di questo servizio sono i volontari, perché senza di loro non si potrebbero fare queste cose. E quindi ai volontari, a tutte quelle persone che si stanno spendendo in questo periodo per aiutare chi è, magari è sfortunato o non può muoversi o per tanti motivi non ha le possibilità che abbiamo tutti noi, va un applauso, un abbraccio davvero, un abbraccio virtuale, perché si tornerà ad abbracciarsi quando tutto questo sarà finito. Vi leggo una considerazione non banale di un nostro telespettatore che dice: fino a quando la gente prenderà la frase "dovete stare a casa" come una limitazione della libertà personale, come un affronto alla libertà del cittadino e non come uno "state a casa per il vostro bene, state a casa perché potreste morire, se ve lo chiediamo è perché lo stiamo facendo per voi e per i vostri cari", allora non andremo da nessuna parte. È condivisibile questa, pur nella sua durezza, questa affermazione? Non è una limitazione della libertà personale, ci sono moltissime persone che sostengono che sia una scelta troppo dura, ma se è stata fatta evidentemente ci sono dei buoni motivi, e c'è chi dice che Vo sia la stella polare da tenere d'occhio in questo momento, perché naturalmente nella piccola località ai piedi dei Colliuganei 2 settimane di isolamento hanno permesso di ridurre a zero per alcuni giorni il numero
dei casi positivi. Oggi ce n'era uno in più sul quale ci stiamo informando, stiamo cercando di capire, perché sappiamo che la nostra redazione padovana ha indagato sul fatto e ha delle dichiarazioni poi da farci ascoltare. Però finché nessuno di noi capirà che, ciascuno di noi capirà che questo è per il nostro bene, per il bene della collettività, sarà difficile uscirne senza le ossa rotte. Andiamo a vedere, chiedo alla regia di mandare in onda la foto che abbiamo sul computer e che ci ha mandato un nostro telespettatore, un bel sorriso e un telo, non sappiamo se sia un foglio o un telo, con "andrà tutto bene". Marcello ce lo dice, ce lo ripete: non ci stancheremo mai di mandare in onda questi bei messaggi. Questo lo diciamo anche a chi ogni tanto ci dice basta con questi messaggi, andrà tutto bene. Non importa, noi continueremo a mandarli in onda tutti quanti, perché sono messaggi di speranza, che è giusto ed è assolutamente indispensabile far vedere. Ci dice un nostro telespettatore che i soldi delle multe per chi si fa trovare in giro in questi giorni, suggerisce 500 euro di ammenda, devono finire nelle casse della Regione Veneto per la gestione del coronavirus. Una provocazione che noi raccogliamo, che insomma può essere considerata anche nemmeno troppo peregrina in questi giorni, naturalmente quasi impossibile da fare dal punto di vista della normativa, però questo vuol dire che ci sono tanti veneti che tengono molto al rispetto di queste norme. Andiamo a vedere invece cosa ha detto l'azienda sanitaria di Padova, dell'azienda ospedaliera di Padova, che ha fatto il punto oggi, naturalmente in diretta streaming, perché ormai queste riunioni si fanno quasi esclusivamente o in diretta streaming o via Skype, come avete visto noi con l'assessore Marcato, a quasi un mese, perché ricordiamo che è esplosa la vicenda in provincia di Padova il 21 febbraio con la conferma dei primi casi a Vo, con il decesso poi il giorno dopo di una persona proprio di Vo. È passato un mese, sono passati adesso 28 giorni di lotta nei reparti, e questo è il punto della situazione. 13.000 mascherine distribuite ogni giorno agli operatori, uso delle tende davanti al reparto di malattie infettive per verificare le condizioni dei pazienti. Sono 28 i giorni di lotta al coronavirus all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova, il primo ospedale ad aprire la terapia intensiva. In queste settimane 3.800 i pazienti transitati. E tutti quei pazienti che sono rivolti a questa organizzazione hanno ricevuto il test, quindi ognuno ha potuto effettuare il tampone. Quindi c'è stato un grande impegno da parte di tutti. Il reparto di malattie infettive era un reparto che contava di 29 posti letto, adesso ne ha 92. Quindi abbiamo praticamente aumentato in modo significativo questa disponibilità di posti letto. 14 posti realizzati per la terapia subintensiva, 40 quelli in terapia intensiva. Ma in azienda ospedaliera i fronti aperti sono diversi, compreso quello della ricerca di un efficace protocollo che porti alla guarigione, che potrebbe passare dal tocilizumab, l'ormai famoso farmaco contro l'artrite reumatoide. Noi finora abbiamo trattato 11 pazienti con questo farmaco, e credo che sia probabilmente la casistica più consistente nella nostra regione, e senza farci prendere da facili entusiasmi, direi che però l'impressione che abbiamo è nel complesso favorevole. Da medico Andrea Vianello conserva la prudenza del caso, ma nessuno vuole mollare. Così gli operatori delle rianimazioni, tre quelle impegnate a Padova. Ivo Tiberio dirige quella centrale dove sono transitati 33 pazienti e attualmente ne sono in cura 18. L'età media dei pazienti ricoverati nella nostra rianimazione è di 69 anni, con un paziente più giovane 44 anni e il paziente più anziano 82. La maggior parte delle popolazioni è rappresentata tra la fascia tra i 60 e i 70 anni. Fino adesso abbiamo avuto una durata media di 8,7 giorni e sono stati dimessi finora 8 pazienti. Un lavoro incessante, servizio del cittadino, con la consapevolezza che forse si dovrà fare di più. La nostra disponibilità
è tale da accogliere e dare una risposta a quella che è la domanda, ma siamo pronti anche a espandere ulteriormente quella che è la disponibilità di posti letto in relazione a quelle che saranno le esigenze. Allora, andiamo avanti, abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di dati importanti, abbiamo visto la solidarietà da parte dei veneti, da parte dei grandi imprenditori, da parte di gruppi e associazioni. Stiamo vedendo ogni passo di questa singola giornata all'interno dell'emergenza coronavirus. Ma andiamo anche a vedere, adesso lo chiedo alla regia di farlo vedere dal nostro computer, questa bella filastrocca letta da Giuliano Pisani. Eccola qui. Venerdì 20 marzo, ultimo giorno d'inverno. Leggiamo un'altra poesia filastrocca di Rodari. Storia universale. In principio la terra era tutta sbagliata. Renderla più abitabile fu una bella faticata. Per passare i fiumi non c'erano ponti, non c'erano sentieri per salire sui monti. Ti volevi sedere? Neanche l'ombra di un panchetto. Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto. Per non pungersi i piedi, né scarpe né stivali. Se ci vedevi poco, non trovavi gli occhiali. Per fare una partita non c'erano palloni, mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni. Anzi, a guardare bene, mancava anche la pasta. Non c'era nulla di niente, zero via zero e basta. C'erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare e agli errori più grossi si poté rimediare. Da correggere però ne restano ancora tanti. Rimboccatevi le maniche, c'è lavoro per tutti quanti. Ciao bambini, ciao nipotini, ciao birichini. Quindi avete sentito anche questa bella filastrocca che ricordiamo era di Gianni Rodari, lui è Giuliano Pisani, ex assessore a Padova e persona di grande cultura. Abbiamo approfittato di questa bella filastrocca per alleggerire un po' il tema. Invece adesso restiamo sempre nel nostro computer e abbiamo un intervento del sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, che ci ha inviato un contributo con un po' di avvertimenti, richieste, informazioni. Lo vediamo almeno in parte perché poi naturalmente lo manderemo in onda questa sera nel TG Bassano che verte soprattutto sul bassanese. Però sentiamo subito cosa ci dice il sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini. Buongiorno a tutti, oggi è il 21 marzo e purtroppo da Rossano Veneto sono costretta a riprendere ancora alcuni dei miei cittadini che non capiscono la gravità della situazione e mi dicono ma la circolare ci dice che possiamo andare a camminare. Allora guardate, la circolare dice che si può uscire per motivi di comprovata necessità. Allora quando voi uscite dovete nella vostra testa pensare già se è necessario quello che state facendo. La passeggiata, la famosa passeggiata, a Rossano nessuno passeggiava, adesso tutti passeggiano, gente che non ho mai visto in giro improvvisamente si è scoperta campione del mondo di podismo e di passeggiate in pianura, ecco si esce solo se questa passeggiata è necessaria. Nella vostra testina chiedetevi ma è necessario che io esca a camminare, è necessario, quindi proprio per questa ragione mi viene da dire che i cani di Rossano sono stanchi. Scusate, i cani di Rossano sono stanchi. Non usate la scusa del cane. I cani sono sfiniti, sfiniti. Portatelo giù, fate fare i bisogni al vostro cane e dopo lo riportate su e raccogliete anche i bisogni del vostro cane. La passeggiata non si fa per andare a comprare l'etto di prosciutto, il litro di latte, il pane fresco. Non è necessario, perché
perché il pane intanto lo prendete, lo congelate e ne scongelate un po' alla volta. Il prosciutto lo prendete nella spesa grande che dovete fare al massimo una o due volte alla settimana. Una o due volte alla settimana. Ma che motivo avete di andare fuori tutti i giorni per prendere mezzo etto di prosciutto, una fetta di mortadella? Ma riuscite a capire che siamo in guerra e dobbiamo stare a casa? L'unica arma che abbiamo per combattere questa pandemia è quella di rimanere a casa, di tutelare noi rimanendo a casa e naturalmente tutelare anche tutti gli altri. Un'altra cosa che mi ha fatto andare fuori di testa, sono le persone che di nascosto vanno dalla parrucchiera o dall'estetista. Bene, allora morirete con la messa in piega fatta e con e tutte belle depilate, unghie, tutto a posto, però morirete. Ma dove dovete andare? Che dovete andare dalla parrucchiera, che dovete depilarvi, dove dovete andare? Ma siete impazzite? Avete qualcosa nel cervello che non funziona? Volete rimanere a casa? Volete rimanere a casa e osservare le regole, per piacere? Ma sapete che c'è gente che sta morendo per noi? Infermieri, medici, OS, la gente delle pulizie degli ospedali, noi sindaci, ne stanno morendo un sacco, gli operatori sociosanitari, i volontari civici che vi vengono a casa a portare da mangiare, chiamati volontari civici, ve lo portiamo a casa a mangiare, stiamo morendo per voi e voi avete in mente di farvi la messa in piega? Avete visto quindi questa durissima presa di posizione da parte del sindaco Morena Martini di Rossano Veneto, che ha visto evidentemente delle cose che non andavano da parte dei suoi concittadini e ha fatto una scelta molto, molto chiara, molto precisa, molto dura di uscire sui social con questo video che poi caricheremo integralmente anche sulla pagina Facebook di Rete Veneta, nella quale sta andando in diretta streaming questa edizione straordinaria. Quindi se il vostro televisore è occupato dai bambini che stanno guardando i cartoni animati, o c'è qualcuno che sta guardando qualcos'altro, avete degli amici che non ricevono il canale 18 con la diretta di Rete Veneta, ditegli che su Facebook o su reteveneta.it ci sono tutte le dirette del caso, potete trovare tutte queste informazioni, noi carichiamo quasi tutto sulla nostra pagina Facebook. Adesso abbiamo parlato di volontariato, ne abbiamo parlato in varie forme, abbiamo visto i volontari dell'Hauser di Venezia. Andiamo a vedere i volontari della Croce Rossa in provincia di Treviso che sono mobilitati sul fronte coronavirus. Croce Rossa al momento si sta impegnando con tutte le sue forze e tutti i suoi fondi per essere di supporto alla popolazione. Però i fondi non sono infiniti e abbiamo bisogno di un aiuto, abbiamo bisogno che i nostri imprenditori ci supportino in quello che stiamo facendo. L'appello arriva nei giorni della grande emergenza, in un momento in cui tutti i 1000 volontari della Croce Rossa Trevigiana sono in trincea tra l'attività di supporto al SUEM e la consegna a domicilio dei farmaci in collaborazione con Federpharma. Poi c'è anche il supporto di questi ultimi giorni alle aziende del territorio che stanno chiedendo il rilevamento della temperatura corporea all'ingresso degli stabilimenti per garantire standard di sicurezza elevati. Abbiamo numerose richieste da parte delle aziende di supporto, ci stiamo impegnando al massimo, i nostri volontari si stanno impegnando al massimo, dando la massima disponibilità, certo che non siamo sicuramente sufficienti per coprire tutte le necessità, ma cerchiamo di dare supporto il più possibile. L'emergenza per la Croce Rossa era iniziata all'aeroporto Canova con i controlli della temperatura alle migliaia di passeggeri in arrivo nello scalo trevigiano. Oggi le nuove attività, tutte a titolo gratuito, ma essenziali soprattutto in un'ottica di prevenzione e di lotta alla diffusione del contagio. Da qui il grazie agli oltre 1000 volontari in prima linea. Ringrazio tutti i volontari che si stanno applicando dalla mattina all'alba fino alla sera, con profondo senso del dovere e della
abnegazione a quello che stanno facendo. E non finirò mai di ringraziarli perché sono la nostra fonte e sono indispensabili al nostro territorio. Avete sentito, i volontari sono indispensabili non solo a quel territorio ma a tutto il Veneto. Adesso noi facciamo una breve pausa, ci rivediamo qui fra pochi minuti. Le regole è che non entra né. Nessuno.